Okay, abbiamo visto alcune tecniche per la scomposizione dei polinomi. Rimane ancora una tecnica da vedere, la quale richiede, e che credo non abbiamo già fatto, l'operazione di divisione tra polinomi. Non l'abbiamo visto ancora, giusto? Perché beh, è un po' come come quando si semplificano le frazioni. Posso semplificare 8 sesti, guarda, perché facciamo un passo indietro, scomporre i polinomi fattori serve, è utile, ad esempio, per semplificare quello che vedremo tra un poco, cioè le frazioni algebriche. Esattamente come si fa con i numeri. Posso semplificare una frazione perché? Perché posso scomporre un fattore in numeratore e denominatore. Li scompongo i fattori primi, i fattori comuni sono semplificabili. Una frazione è semplificabile se il numeratore e il denominatore hanno un massimo comune divisore che non è 1, cioè se hanno dei fattori comuni che non sono 1. Posso dividere per 2, quindi rimane 2 alla seconda, 4 terzi. Ok? In questo caso il determinare qual è il fattore comune, cioè trovare il massimo comune divisore e quindi semplificare per il fattore comune. D'accordo? La stessa cosa si può fare per i polinomi. D'accordo? E dire che un polinomio è divisibile per un altro significa dire che la divisione ha resto 0. Mentre per esempio non posso semplificare il 7 col 2. Perché? Perché il 7 e il 2 danno una divisione che non dà resto 0, dà resto 1. Okay. Quindi mi serve un'operazione che mi consenta di trovare se un polinomio è divisibile per un altro ed eventualmente qual è il quoziente e qual è il resto. Ok? Scusate un secondo. Fare 7 diviso 2 significa trovare il quoziente, il 2 del 7 sta 3 volte, quoziente 3, con il resto di 1. Se faccio un numero A diviso B, la divisione dà un quoziente più il resto diviso il divisore. Ho detto l'inverso. Il dividendo 7 posso scriverlo come divisore per il quoziente 3 più il resto che è 1. Dire A fratto B vale quoziente più resto fratto B significa dire che A posso scriverlo come quoziente per divisore più resto. 7 e 3 per 2 più 1. Certo. Quello che è importante che afferiate è che con i polinomi il principio è esattamente lo stesso. Solo che mentre con i numeri sono sufficienti le tabelline, okay, per i polinomi le tabelline non ci sono, a parte qualche raro caso che va sotto il nome di prodotti notevoli. Quindi devo sviluppare un altro metodo che mi consente di determinare il quoziente e il resto a partire da, tra virgolette, polinomi qualsiasi. Ok? È tutto chiaro? Non è un attimo avanti.
così come per i numeri, affinché il quoziente sia un numero più da 1 in su, è necessario che A sia più grande di B, altrimenti questo numero è 0. Ok? Lo stesso vale per i polinomi. Se, cito della puntata di oggi, divisione tra polinomi. A di x rappresenta un polinomio di dato grado e b di x un altro polinomio. Dividendo, divisore. In generale vedremo che, così come ripeto, nei numeri il numeratore ha un valore più grande del denominatore, uguale. Per cui noi parliamo di grado, il grado del dividendo rispetto alla lettera x non sarà inferiore del grado del divisore. E l'operazione di divisione consiste nel determinare il polinomio quoziente più il polinomio resto, in modo che valga questa scrittura, oppure alternativamente che il dividendo possa essere scritto come divisore per quoziente più il resto. Anche il resto in generale dipende dalla lettera x. Ok? E va da sé che il grado del resto è inferiore al grado del divisore, se non la divisione continua. Adesso vediamo come fare con un esempio, ma con diversi esempi. Ok? Posso andare avanti? Supponiamo di dover fare la seguente divisione. Modo. Scrivo il dividendo ordinandolo per potenze decrescenti della x. Quindi 3x alla terza meno 7x alla seconda più 8x meno 1. Qui lo era già.
Se manca una potenza, se metti mancava x alla seconda, devo riempire, occupare comunque questo spazio, quindi avrei messo più 0 x alla seconda. Perché? Perché sennò ho problemi di incolonnamento e sbaglio tutti i calcoli. Se il polinomio ha un dividendo di terzo grado, devo considerare tutte le potenze, quelle che mancano hanno coefficiente 0. Ok? Qui ci sono tutte, poi scrivo il divisore x alla seconda meno 2x più 2, lo scrivo qui a fianco, li separo con una barra verticale e una orizzontale sotto il dividendo, il divisore. Alla fine dell'operazione, in questa posizione avrò il quoziente, cioè il risultato della divisione, e qui sotto il resto della divisione. D'accordo? Procediamo in questo modo. Prendiamo le i due monomi di grado più alto nel dividendo e nel divisore. E prendo questo monomio diviso questo. Ottenendo 3, prima la parte numerica, 3 diviso 1 fa 3, x alla terza diviso x alla seconda, x. Quindi il primo monomio del quoziente è 3x, ok? È un po' come dire, devo fare 7 diviso 2, ok? Il 2 nel 7 ci sta 3 volte. Poi devo calcolare il resto parziale. Per calcolare il resto come faccio? 3 per 2 e faccio la differenza con 7. Qui uguale. Prendiamo il primo monomio del quoziente, lo moltiplichiamo per tutto il divisore, cambiandogli di segno per fare la differenza. Quindi 3x per x alla seconda fa 3x. Cambiate di segno. Meno 3x alla terza, poi 3x per meno 2x meno 6x, meno 6x alla seconda, cambiate di segno, più 6x alla seconda, 3x per 2x 6x. Più 6x, cambiate di segno, meno 6x. Vedete che devo incolonnare per potenze uguali della x. Perché? Se, adesso invece, se ne manca una devo riempirla, e poi faccio il resto parziale, cioè devo fare il polinomio di partenza meno quello che ottengo da quoziente per dividendo, per divisore. Quindi il resto è questo monomio, questo fa 0, li ho fatti apposta, perché questo diviso questo mi dà esattamente questo polinomio, se li moltiplico ottengo esattamente l'opposto di quello che avevo prima. Dopodiché meno 7x alla seconda più 6x alla seconda fa meno x alla seconda, 8x meno 6x fa più 2x e meno 1 più 0 fa meno 1. Questo è il resto parziale. Il resto parziale di che grado è? Che è uguale a questa, la divisione continua. Mi fermo quando il resto parziale è di grado inferiore al divisore. Meno x alla seconda diviso x alla seconda fa meno 1. Calcolo il secondo resto parziale, questo è il secondo monomio del quoziente. Meno 1 per x alla seconda fa meno x alla seconda, cambio di segno, viene più x alla seconda. Meno 1 per meno 2x fa più 2x, cambiando di segno, meno 2x. E poi ho meno 1 per 2 che fa meno 2, cambiando di segno, più 2. Secondo resto parziale, qui ho 0, qui ho 0, qui ho più 1. A questo punto la divisione si ferma, perché il secondo resto parziale è di grado 0, che è più piccolo del grado 2. Quindi questo è il resto. Questo
Questo è il quoziente. Quindi 3x alla terza meno 7x alla seconda più 8x meno 1 diviso x alla seconda meno 2x più 2 dà come quoziente 3x meno 1 e come resto 1. Ok? Fate attenzione come ragionevole che sia. Se faccio un polinomio di un certo grado diviso un altro polinomio, il quoziente avrà un grado pari alla differenza dei gradi, proprietà delle potenze. Grado 3, grado 2, questo sarà di grado 1. Ok? Se faccio comunque divisioni tra potenze. Quindi, cosa ne concludo? Che il polinomio di partenza non è divisibile per questo, perché il resto non è zero. Ok? Però posso comunque scrivere questa conclusione, per il fatto che il polinomio da cui sono partito, 3x alla terza meno 7x alla seconda più 8x meno 1, posso scriverlo come il divisore x alla seconda meno 2x più 2 per il quoziente 3x meno 1 più il resto. Dividendo uguale divisore per quoziente più resto. In questo caso il resto è di grado 0. Perché? Perché il resto è di grado inferiore al quoziente e il quoziente è di grado 1. Chiaro? Vi ricordate poco tempo fa abbiamo fatto la scomposizione in fattori della differenza e la somma di cubi? Possiamo verificarlo, il fatto che quella scomposizione funziona usando la divisione tra polinomi. Facciamo questo esercizio. Proviamo a dividere x alla terza meno 1 diviso meno 1. X alla terza meno 1 differenza di cubi. Dovrei trovare una divisione che mi dà resto, se è divisibile, 0. Qui però mancano le potenze 2 e 1. Devo metterle incolonnando con spazi con coefficiente 0. Quindi x alla terza più 0x alla seconda più 0x meno 1. X alla terza diviso x. X alla seconda. Calcoliamo il primo resto parziale, x alla seconda per x fa x alla terza, mi metto meno x alla terza. X alla seconda per meno 1 fa meno x alla seconda, cambia il segno e calcolo il resto parziale 0 più x alla seconda più 0x meno 1. Ma se preferite non cambiare segno quando scrivete qua sotto, dovrete fare la differenza e non la somma. Le due cose sono ovviamente equivalenti. Resto parziale di grado 2, continuo la divisione. X alla seconda diviso x, x. Secondo resto parziale, x per x fa x alla seconda, meno x alla seconda qua sotto, x per meno 1 fa meno x, x qua sotto. Resto parziale, qui ho 0, qui ho x, qui ho meno 1. X diviso x, 1. Altro resto parziale,
x per 1 fa x meno x, x per meno 1 per meno 1 fa più 1 per meno 1 fa meno 1, cambio di segno, più meno x, x, meno 1, 1, il resto è 0. E il quoziente è x alla seconda più x più 1. Quindi x alla terza meno 1, posso scriverlo come dividendo, divisore x meno 1 per quoziente x alla seconda più x più 1, che è uno degli esercizi che a suo tempo avevamo fatto. Tutto chiaro? Quanto tempo ci resta? Ci fermiamo qua, vi dimostro il conto.